Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live, le 23:31 in diretta da studio per commentare questa prestazione con sconfitta della Pescara, il terzo KO interno stagionale, 3-3 invece per Roberto Breda, autentica bestia nera dei biancazzurri, aveva già violato l'Adriatico Giovanni Cornacca nel 2013 alla guida del Latina Gol dell'ex Jonatas e poi nel 2015 con Oddo sulla panchina del Pescara, Breda alle alla Ternana, 2-1 il verdetto finale. In sintesi, partita a due facce, bene il primo tempo dei biancazzurri, male il secondo, ha aperto le marcature, ha sbloccato il punteggio Kuan, questo centrocampista ivoriano classe 99, al secondo gol in sei giorni, lanciato proprio dal tecnico Roberto Breda, costato soltanto 10.000 euro, acquistato dal Perugia per soli 10.000 euro, davvero una bella storia da raccontare. Giocava nelle giovanili, esordio proprio sabato scorso con l'Entella, un gol, uno dei due gol firmato da Kuan che oggi si è ripetuto al 26esimo del primo tempo, il raddoppio al 44esimo della ripresa firmato, griffato da Samuel Di Carmine. Buonasera a Guido Colangelo, grazie Guido per aver accettato il nostro invito e buonasera al nostro Pierpaolo Marchetti. Pierpaolo, allora, commentiamo questa partita, sei d'accordo con la mia sintesi oppure no? Sì, più o meno sì, Pescara ha fatto 20-25 minuti molto buoni in avvio, avrebbe potuto sbloccare, non lo ha fatto, ha preso un gol evitabile e poi quando il Perugia si è rimesso a posto nel secondo tempo, perché nel primo tempo il Perugia era stato abbastanza inconsistente anche in fase, soprattutto in fase difensiva, perché in attacco sono venuti un paio di volte, ma aveva lasciato giocare molto il Pescara. Nel secondo tempo il Perugia si è messo a posto, soprattutto non facendo più giocare Carraro, che nel primo tempo ha fatto un po' quello che voleva, e il Pescara non ha avuto più la forza fisica, mentale, non ha avuto la lucidità per rimettere in piedi una partita che era assolutamente abbordabile secondo me, e poi insomma più col passare dei minuti gli spazi, il Perugia veniva fuori sempre meglio da un pressing portato sempre peggio e gli spazi si sono fatti insomma troppo ampi, alla fine c'era aria di raddoppio e il raddoppio è arrivato. La fotografia della partita per quanto riguarda invece Guido, a te? Ma io sì, sono anch'io un po' d'accordo con Pierpaolo, ma anche se diciamo il gol era evitabilissimo proprio, e che poi abbiamo quasi subito il secondo gol dopo 30 secondi dall'inizio del secondo tempo, stessa situazione, stessi soggetti, e di testa meno male ha sbagliato e quindi non abbiamo preso subito il secondo gol. Pescara oggi, insomma, sì, a parte i primi 20 minuti, poi la squadra si è innervosita, soprattutto con questo Carraro che è stato bravissimo all'inizio, si vede che ha bella visione di gioco, però poi probabilmente qualche errore compiuto da lui e dalla squadra, il ragazzo si è perso, perché in fondo è il primo campionato importante, certo, che fa, teniamo sempre presente. E quindi questo centrocampo è scomparso totalmente. E Perugia in fondo ha fatto... Tanto assistito poco e male dai due compagni di reparto, Balzani e Brugman, insomma sotto tono. No, niente, oggi. Il centrocampo questa sera è proprio inesistente. E abbiamo subito due gol, forse su due tiri in porta, due o tre, non lo so, ma insomma, primi due tiri, due gol. Sì, anche se nella ripresa insomma il Perugia ha creato diverse insidie alla porta di Fiorillo, c'è stato un gran colpo di tacco, tra poco lo vedremo, di Carmine, riflesso prodigioso dell'estremo difensore, sì, biancazzurro. Secondo gol comunque iniziato da fuorigioco, era difficile da vedere, però
fuorigioco sembrava evidente di Carmine, che è sbucato alle spalle proprio di Perrotta, una situazione insomma da leggere con facilità, ed è stata poco attenta la formazione di Zemola, come in occasione della prima rete che è stata realizzata da Kuan. Allora, intanto facciamo vedere il quadro completo degli incontri, perché questo era l'anticipo della seconda giornata del girone di ritorno. Il Pescara comincia male il 2018 davanti al pubblico amico dopo l'exploit di Foggia di sabato scorso, il gol partita firmato da Mancuso. Domani si giocheranno alle 15 le seguenti partite: Provercelli-Ascoli, Palermo-Brescia, Venezia-Cesena, Avellino-Cremonese, Bari-Empoli, Entella-Foggia, Carpi-Spezia, Parma-Novara, Cittadella-Frosinone, il primo dei due posticipi in programma domenica alle 17.30, lunedì si chiuderà il programma di fronte Ternana e Salernitana alle 20.30, tra l'altro il Frosinone sarà il prossimo avversario del Pescara, si giocherà sabato, dunque tra 8 giorni, al Benito Stirpe, il Frosinone che ha inanellato 14 risultati utili consecutivi, 6 vittorie e 8 pareggi, non perde dall'8 ottobre la sconfitta maturata sul campo del Novara, 2-1 il verdetto finale. Diamo uno sguardo anche alla classifica, assolutamente parziale perché si è giocata solo una partita, però il Perugia si avvicina al Pescara, il Perugia che ha cominciato bene nel 2018, tra l'altro Breda ha trovato l'assetto, sembrerebbe ideale, era partito con una difesa a 4, aveva sostituito, lo ricordiamo, Federico Giunti alla 12ª giornata, adesso sta giocando col 3-5-2 più 5-3-2 come si è visto oggi, e gli effetti sembrano essere insomma piuttosto evidenti, con il Perugia che arriva a quota 30, supera diverse squadre che devono ancora giocare, il Pescara a quota 31 insieme con lo Spezia all'8º posto. Questa è la classifica, naturalmente parziale del campionato di Serie B, tra domani e lunedì il resto del programma. Allora possiamo andare a vedere quello che è successo sul terreno di gioco, ma c'è prima una telefonata. Pronto Rete 8 Sport? Sì, Massimo, buonasera. Buonasera, parliamo con Mimmo, ciao. Mimmo, ciao, carissimo Mimmo. Buonasera ai tuoi ospiti. Niente, io diciamo che abbiamo finito il girone d'andata, i problemi erano chiari a tutti, avevamo problemi un po' in tutti i reparti, questa squadra andava puntellata con almeno 3-4 elementi, invece abbiamo iniziato il girone di ritorno vendendo anche qualcuno che magari non era titolare fisso come Benali e Zampano, che comunque però all'occorrenza erano giocatori di esperienza. Gli innesti non ne sono stati fatti, questa squadra purtroppo tecnicamente non è di livello, è scarsa, diciamo la verità è questa, cioè riuscire a giocare con un centrocampo che se non gira Brugman sbagliamo 4 passaggi su 5, abbiamo degli esterni che non vanno mai senza palla, non saltano l'uomo, cioè fare punti con questa squadra è difficile insomma. Iniziamo il girone di ritorno, cominciamo a vendere i giocatori come Mazzotta che era l'unico terzino sinistro, insomma qui è un porto di mare, la gente va e viene, non si capisce più niente, non c'è un gruppo storico della squadra, non ci sono più tifosi, 4.000 spettatori siamo arrivati, cioè è una cosa allucinante, secondo me il calcio a Pescara sta finendo. Grazie. Grazie a te Mimmo. Abbiamo ascoltato Mimmo, intanto diversi i post mandati dai nostri telespettatori sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, tra poco li leggeremo. Allora andiamo a vedere intanto le due schermate, come si sono presentate le due squadre al fischio l'inizio del direttore di gara Pezzuto di Lecce. La novità sostanziale nel Pescara, l'impiego di Campagnaro, il debutto stagionale in campionato per l'esperto difensore argentino classe 80, aveva giocato solo in Coppa Italia, tra l'altro si era infortunato a Genova lo scorso 30 novembre contro la Sampdoria, dunque Campagnaro dal primo minuto in luogo di Coda, e poi Carraro a centrocampo che ha disputato a mio avviso un ottimo primo tempo, poi è calato a distanza in sostituzione di infortunato Proietti, tra l'altro erano assenti oltre a Proietti anche Gravillon, non è ancora arrivato il transfer, quindi ancora per motivi
motivi di natura burocratica è stato costretto ai margini il difensore centrale Scuola Inter classe 98, e poi l'infortunio di Falco proprio lunedì scorso sul finire dell'allenamento, un infortunio assolutamente accidentale, però dovrà stare fermo per un mese, distorsione al ginocchio per l'ex giocatore del Perugia, lo scorso anno al Benevento di proprietà del Bologna. C'è anche da dire che Zampano ha salutato tutti, è andato a Udine, è stato annunciato appunto l'ingaggio da parte dell'Udinese ma anche da parte del Pescara, prestito oneroso con diritto di riscatto, 500.000 euro il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 2 milioni e mezzo, è la quinta cessione operata dal Delfino dopo quella di Pigliacelli, Ganz, Benalì e Del Sole. Sta per arrivare Macin, parlando di mercato, centrocampista versatile che ha militato quest'anno nel Brescia, 21 presenze, un gol realizzato proprio al Pescara il 18 ottobre, qualcosa del genere se non ricordo male, nello 0-3 rifilato proprio dal Brescia dell'ex Pasquale Marino. E Macin arriva, dovrebbe, siamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore, dovrebbe arrivare dalla Roma in prestito, ex Trapani e Lugano, un classe 96. Allora abbiamo dato uno sguardo alla formazione del Pescara, vediamo invece come è stata schierata la squadra del Perugia dal tecnico Roberto Breda, 3-5-2 come dicevamo, con Kuan, questa rivelazione, classe 99, in mezzo al campo, nel cuore del reparto nevralgico insieme con Colombatto e Bandinelli, poi gli esterni Del Prete, ex della partita al pari di Cerri che ha giocato in attacco con Di Carmine, a sinistra Paez, Nocchi, Trepali, Volta, Della Fiore e Belmonte, trio di centrali di difesa. Andiamo a vedere le immagini più importanti di questa partita, l'arbitro, abbiamo detto Pezzuto di Lecce, appena 4.000 spettatori, sempre meno gente all'Adriatico Giovanni Cornacchia, eccolo qui il fischio dell'arbitro, si comincia così, il Pescara comincia bene ma c'è subito un contropiede però da parte della Perugia con Di Carmine che apre troppo il compasso, la palla termina distante al palo sinistro della porta difesa da Fiorillo, poi il cross sbagliato di Mazzotta che per poco non beffa il portiere Nocchi, va a vuoto Cerri, il sinistro di Bandinelli bloccato a terra all'altezza della sua area di competenza da Vincenzo Fiorillo, e c'è il gol del Perugia, il cross da destra di Del Prete, difesa disattenta, segnatamente qui Crescenzi insomma si fa anticipare da Kuan, classe 99, il Perugia in vantaggio al 26esimo minuto, piuttosto a sorpresa perché a fare la partita era stato il Pescara fino a quel momento, il traversone di Mazzotta, il controllo di Crescenzi che perde l'attimo, c'è il recupero di Paez, poi Mancuso, lo scarico per Carraro, tiro deviato, la palla sibila di un niente alla destra della porta, difesa da Nocchi, poi il colpo di tacco di Brugman, il diagonale di Capone, il palo colpito dal Pescara che dunque reagisce nella parte finale della prima frazione ma si va al riposo sul parziale di 1-0 per il Perugia. Male invece nel secondo tempo la squadra di Zeman, subito pericolosa la formazione di Breda con questo cross di Del Prete, il colpo di testa di Cerri sul quale non fa buona guardia Crescenzi, poi ancora si fa sorprendere la formazione biancazzurra, il colpo di tacco al volo, davvero un gioiello di Di Carmine, il riflesso prodigioso di Vincenzo Fiorillo ad evitare il 2-0, il traversone su calcio franco, forse un colpo di mano, un tocco col braccio Del Prete, ma francamente era molto vicino al corpo su questo tentativo di Marco Perrotta, ci sono state le proteste della squadra di Zeman, tra l'altro non è stato concesso neanche il calcio d'angolo, in campo aperto il Perugia è pericoloso, vediamo Di Carmine, va via a Perrotta, entra in area, occhi negli occhi con Fiorillo, palla in mezzo e c'è la diagonale provvidenziale di Carraro che pulisce l'area, ancora il Pescara che prova a riequilibrare le sorti del match, colpo di testa di Cappelluzzo, entrato in corso d'opera al posto di Pettinari, qui si è opposto con il braccio, a dire il vero, Volta, e c'erano gli estremi del calcio di rigore a un minuto dal termine, il cross basso di Paez in posizione di fuorigioco con il piede, si vede insomma, è evidente, di Carmine che sbuca alle spalle di Perrotta e riesce con un guizzo ad infilare Fiorillo, dunque Pescara 0, Perugia 2, caro Pierpaolo, Breda è la bestia nera del Pescara. 3 vittorie su 3 all'Adriatico.
Ma io credo, è un dato statistico, sì, niente ma di più. Io credo che il Pescara sia da bestianera di se stesso. Questa sera, secondo me, anche la lettura della partita è stata abbastanza discutibile, perché quando giochi contro una difesa a 5 devi far muovere la difesa per creare lo spazio per l'inserimento sul lato debole, per giocare, diciamo. Tu dici poi, troppi cross sono quinti, stati fatti. No, il Pescara lo ha fatto bene in avvio, soprattutto a sinistra, perché il gioco è evidente che a sinistra fluisce molto meglio. Sì. D'altra parte a sinistra il Pescara è una squadra molto più tecnica. È vero. Con Mazzotta, Brugman e Capone, quando Capone viene dentro e Mazzotta riesce ad andare senza palla a prendere, poi Capone è anche bravo a mettere dentro questa palla filtrante, un paio di volte lo ha fatto Carraro molto bene. Dall'altra parte questi automatismi non ci sono, un po' perché Mancuso, cioè, è evidentemente una più punta e meno giocatore di fascia. Poi si può adattare, lo può fare anche bene, ma i meccanismi con Valsani e con Crescenzi non ci sono. E resta, secondo me, io sarò anche stucchevole, ma secondo me resta il problema di Brugman, che secondo me fa una... Cioè, Brugman è un gran giocatore, ma è un giocatore sprecato a fare la mezzala. Cioè, soprattutto in una squadra come quella di Zeman. Cioè, Zeman nell'ultima stagione, io lasciamo stare i Verratti, i fuori classe, ma aveva due mezzali che andavano sempre dentro, sì, che andavano sempre dentro senza palla, che erano Capone da una parte e Cone dall'altra. Cascione da una parte e Cone soprattutto, ma anche Nielsen dall'altra. E oggi questo non c'è. Pescara continua a andare dentro, dritto per dritto, qualsiasi quale che sia lo schieramento della squadra avversaria. E andare dentro in verticale contro una squadra che si schiera con 5-3-2 così abbottonato, così chiuso, equivale andare a sbattere contro il muro, perché appena cali un pochino di intensità e davanti non ti muovi più senza palla, poi fai una gran fatica. Cioè, il Perugia nel primo tempo ha giocato, io non so se volesse giocarla effettivamente così, cioè molto difensiva ma anche ripartendo pochissimo. Secondo me no, perché ad esempio Cerri e Di Carmine nel primo tempo non sono mai andati neanche a provare a fare un po' di ostacolo su Carraro. E il Pescara per 20 minuti ha mosso bene la difesa. Quando hai smesso di essere brillante, di avere davanti i movimenti giusti, si è andato in difficoltà, perché poi, sì, no, perché poi le mezze ali non sono mai andate dentro, certo, perché un inserimento di Valsania, non me lo ricordo, e Brugman è un, diciamo, giocatore che fa la mezzala di regia, ma va un po' dove vuole, perché quelle sono le sue caratteristiche. Con continuità sono d'accordo con te, nei primi 25 minuti non c'è stata partita, nel senso che è stato il Pescara a fare la partita e il Perugia era molto schiacciato anche per merito del Pescara. Nel primo tempo una è volta stato per... il rovescio della partita di Foggia, sì, dove tu, esatto, hai subito, hai fatto gol al primo tiro, però oggi anche meritavi dopo... di vincere tu nel primo tempo e hai preso gol al primo tiro loro. Però secondo me anche dopo il gol subito, sì, ci sono stati quei 5-6 minuti in cui il Pescara non è riuscito a reagire, ma nel finale comunque la poteva rimettere a posto la partita. Cioè negli ultimi 10 minuti del primo tempo mi sembrava che il Pescara fosse stati... tornato a giocare ci come nella prima stati, parte. Ci sono stati un paio di palloni, soprattutto l'inserimento sul secondo palo di Crescenzi, sì, lì secondo me su quell'intervento non era facilissimo, però in quel momento Crescenzi probabilmente ha dato ragione a Zeman quando diceva che non sa neanche lui se è destro o sinistro, perché secondo me ha avuto un attimo di esitazione, sì, se andare di destro o di sinistro, certo, infatti adesso non mi ricordo se l'ha controllata di destra e poi è andato di sinistra, insomma, comunque ha tentato di usare tutti e due i piedi. Ha perso l'attimo, ma era successa una cosa analoga proprio all'inizio della partita con Mancuso, stessa cosa, che sì, ha sbagliato il controllo e il portiere è riuscito ad evitare l'1-0, perché si trovava proprio occhi negli occhi col portiere della Perugia, Nocchi. Sì. Mi sembra che ci fosse una telefonata in linea, un telespettatore in linea? Sì, chiedo scusa per l'attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Giuseppe. Salve Giuseppe. Che stiamo dicendo? Questi hanno giocato bene il primo tempo. Se facevano un paio di gol, stavamo parlando di un'altra cosa. Qua bisogna sforzarsi di capire queste cose, perché se no andiamo sempre la prima difficoltà, facciamo che diciamo.
che non ci sono, che sono cattivi, che non giocano, hanno cercato di giocare tutta la partita. Perfetto, questa è la tua analisi, Giuseppe, vero? Senti, qua ci sta un amico tuo e mio che ti vuole parlare. Te lo sì, passi? Come no? Ciao Massimo, Antonio Esposito. Carissimo Antonio, Zemaniano Doc. Sempre di più la stessa idea, anche se perdiamo 8-0, non vuol dire nulla. Comunque, il discorso è sempre lì. Mezz'ora abbiamo avuto 4-5 palle gol e poi è successo quello che è successo. Però diciamo che questa squadra per me, oltre a saper giocare, aveva anche acquistato in appoggia la capacità di saper soffrire e portare il risultato a casa, perché quelli non sono delle macchine che possono sempre 90 su 90 fare gli schemi di Zema e andare a 200 all'ora, quindi ci vuole anche questo. Però purtroppo sta capacità si è smarrita perché noi dipendiamo ancora da un solo giocatore, lo so, è triste dirlo, purtroppo è così. Quando non c'è Proietti noi abbiamo dei momenti di sfaldamento, perché lui come movimento senza palla, come senso della posizione e come tempi di gioco, soprattutto senza palla, riesce a dare un riferimento validissimo a tutti gli altri e quindi a mantenere un atteggiamento compatto sempre, in avanti e indietro, sia quando attacchiamo che quando difendiamo. Invece, al di fuori di Proietti, questo senso tattico gli altri purtroppo non ce l'hanno e la squadra ha dei momenti in cui si smarrisce, come il primo gol che abbiamo preso, che ripeto non va attribuito sempre solo a un giocatore o a un reparto, è sempre l'atteggiamento della squadra che purtroppo va, viene a mancare e gli altri subiscono, perché noi l'azione del gol loro del Perugia non doveva neanche partire se noi andavamo a aggredire in quel momento in quella zona. Sì, anche se c'era stato un precedente cross da sinistra di Paiaz con la palla che aveva attraversato tutta l'area di rigore del Pescara, poi raccolta da Del Prete che ha rimesso in mezzo un gran pallone, dobbiamo dire. Però esatto, insomma, quella era una situazione secondo me di facile lettura, esatto, perché c'era una situazione di uno contro uno anche in area. Esatto, questo dico, quindi non possiamo sempre colpevolizzare i due centrali, quell'altro non è saltato, quell'altro che è dietro che hanno guardato l'avversario senza palla, no, perché se tutti si aiutano, perché in 90 minuti un singolo errore sì, non può fare, però se gli altri stanno vicino al giusto, alla giusta distanza e col giusto tempo e possono dare una mano, vanno a sopperire, a riparare l'errore. Certo, è mancata l'attenzione, dai. Esatto, questo è il discorso. Quindi quando c'è Proietti questi errori si riducono proprio al minimo. E infatti se andiamo a vedere da quando è entrato con Novara fino a Foggia, io ho notato molto questo miglioramento. Lo so, però la squadra non ha ancora questa autonomia, quindi dipende ancora da questo giocatore. Spero che in futuro riusciamo a maturare perfetto, e riusciamo a essere più una squadra e non a dipendere da un singolo che purtroppo fa muovere un meccanismo alla perfezione, insomma. Benissimo, grazie, grazie Antonio. Un saluto a tutti. Inappuntabile come sempre, grazie Antonio, un abbraccio anche a Giuseppe. Io vorrei far commentare proprio dal nostro tecnico studio, Guido Colangelo, che non ha perso l'abitudine, anche se non alleni da anni, però non ha perso abitudini, proprio il gol subito alla Pescara al 26esimo minuto. Abbiamo il fermo immagine, è chiaro non abbiamo tutta l'azione, però lì c'è stato uno sbandamento della difesa su una discesa di Pajac, Pajac che dir si voglia, difensore croato di proprietà del Cagliari, la palla attraversa tutta l'area, raccolta da Del Prete, lato corto dell'area di rigore, questa è la situazione, nel momento in cui parte il cross di Del Prete, ecco, fermiamo qui l'immagine, benissimo Danilo. Allora, ci sono quattro giocatori del Pescara contro due. No, siamo cinque giocatori contro tre, diciamo. Esatto. Vabbè. Però a segnare il numero 28, che è quasi all'altezza del dischetto, sì, che praticamente fa quasi un terzo tempo. Non è proprio un terzo tempo, però insomma, lì è mancata proprio l'attenzione, perché insomma ci sono quattro più Brugman, cinque giocatori del Pescara contro tre del Perugia. Ma infatti non è l'attenzione, a parte secondo me è mancato anche l'aspetto fisico, fisicamente perché mi sembra che viene sovrastato il giocatore del Pescara, che mi sembra che sia... Ecco, guarda qui, allora Carraro tocca Cerri, sì. Allora ci sono due giocatori su Cerri, più staccato un altro giocatore, non so se si trattava di Campagnaro, e Crescenzi che sta lì in mezzo, non mi sembra molto reattivo. No, infatti no? Lui, perché se andiamo avanti con l'immagine, guarda lì. Esatto, e salta di spalle. Di fianco. Esatto. E quindi non è stato preso, cioè voglio dire... Questa situazione di marcare a zona, non mi stancherò mai di dirlo, in area, noi siamo fermi lì, quindi chi viene da dietro e trova il terzo tempo, certamente sovrasta l'avversario, certo. E più di gol sempre,
Quindi è un problema di... Anche perché poi Crescenzi è saltato di schiena, aveva ragione, certo. Zeman a fine partita, no, io certo, l'avevo notato, adesso certo, l'abbiamo visto certo, bene. Di schiena proprio. Quindi non... Che non esiste per un difensore. Assolutamente no, perché il difensore viene attaccato, invece dovrebbe essere il contrario. In certo. genere, una volta erano i difensori che facevano male agli attaccanti, e quindi un gol è evitabilissimo. E io dico che purtroppo il Pescara è abituato a pigliare questi gol. Ne piglia spesso. Se noi andiamo a fare una storia dei gol subiti, secondo me ne ha presi l'80% dei gol su cross, palle da fermo, sì. E quindi è un problema che si ripete, ma probabilmente, come abbiamo potuto notare, che fisicamente siamo sovrastati molte volte, non abbiamo la forza fisica di contrapporci agli avversari, certe volte... ci passano sopra. Questa sera, guarda, io sono rimasto, ho fatto un tifo infernale per Pescara, perché ci tenevo, oggi era una partita importante, però devo dire che Pescara questa sera ha giocato non bene, anche se ha preso questo gol evitabilissimo nel momento migliore. Però non c'è stata reazione, Massimo. Cioè, poi Perugia ha preso campo, hanno messo un bunker là dietro, quindi questo famoso... Partita normale, i famosi numeri partita che diciamo, da trasferta, durante per molto chiusi dietro, ma non molto chiusi, cioè si sono difesi in sei là dietro, insomma era un bunker, difesa blindatissima, blindato, un quindi non potevamo mai passare. Però visto che la squadra non è stata reattiva, sì. Cioè davanti non riuscivamo mai a penetrare questo bunker. Il centrocampo, io ho visto un ragazzo lì. Tu dici il metodista oppure le due mezzali? No, Carraro, Valzania o Bruma? Carraro, che per me piace tantissimo. Sì. Il primo tempo, primi 20 minuti ottimo, ha fatto delle giocate veramente da giocatore molto esperto, nonostante la sua età molto giovanile. Però poi sbagliato un passaggio, si è innervosito anche lui. Quindi nessun appoggio da parte di Brugman e dell'altro, e la squadra si è persa. Cioè, e nessuno mai durante questi 90 minuti, dico io, ha giocato senza palla. Sì. Cioè, nessuno che ha creato degli spazi o cercava di inserirsi in una certa maniera. E non lo so, guarda, veramente una delusione. Questa sera sono rimasto molto ma molto male. E insomma, ci dobbiamo fermare per la prima volta. Pausa pubblicitaria 23:57. Restate con noi, poi torneremo con Guido Colangelo e Pierpaolo Marchetti. Dobbiamo ascoltare anche il dopopartita di Zeman, qualche dichiarazione rilasciata anche dal tecnico degli Umbri, Roberto Breda. Danilo, mi dicevi? Al telefono. Allora, prima della telefonata, stavo parlando con Danilo Cinquino, il nostro regista, telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, buonasera. Massimo, mi senti? Sì. Ciao, sono William Zola, buonasera. Ciao carissimo William. Saluto per ben risentito, Grazie. Senti Massimo, no, io soltanto vi chiamo, tu sai che sono curioso, no? Sì. Per la curiosità, chiedere a Pierpaolo, all'altro ospite, esiste dei Guinness dei privati che una squadra l'allenatore non stia in piedi soltanto 5 minuti davanti alla propria panchina e gli altri 85 minuti sta seduto sulla panca. Volevo sapere se c'è un record in questo senso. Questo sinceramente non lo so, vabbè, è chiaro che è una provocazione questa, abbiamo capito perfettamente. Però sinceramente ma comunque nello stile di Zeman, io credo che Zeman si sia alzato pochissimo dalla panchina nella sua carriera. Ho capito, però mi sembra un po' eccessiva questa cosa, che voglio dire, l'allenatore del Perugia è stato 95 minuti in piedi. E vabbè, insomma, urlando, dando disposizioni, caricando la squadra, motivandola, e lì sembrava un signore seduto in banchina, cioè fate quello che vi pare, quello che potete, chi se ne frega. Io ho avuto questa nettissima sensazione, non so Beh, se...
Vabbè, allora mi può illuminare. Sì, ma anche quando ha vinto le 8 partite in questo campionato era sempre seduto Zeman. Sì, ma 2-3 volte. Quando secondo me ha battuto il record, forse una volta. Prendiamo questa provocazione col sorriso, perché tu sei un artista e sei un esteta, e quindi ti capiamo perfettamente. Sì, mi ha capito questa cosa, insomma, abituato a Conte, gente che urla, sinceramente siamo sull'altro pianeta. Lo so, lui è l'esatto contrario. Esatto. Grazie William. Ciao. Grazie. Allora ci dobbiamo fermare per la prima volta, restate con noi. Eccoci qui, allora mezzanotte, 5 minuti, saremo insieme ancora per una mezz'oretta. Non so se c'è una telefonata, Danilo, mi pare di no, vero? Pronto? Ah no, c'è la telefonata. Parliamo con? Ciao Massimo, sono Mario, buonasera. Ciao Mario. Senti Massimo. Fai il buono Mario, eh? Fai il buono Mario, se no qui... No. Scherzo, dai. Una cosa seria, Massimo. Ho visto scorrere un messaggio di un tal Antonio Picchio. Sì, adesso lo leggiamo. Sì, no. E se ci date delle risposte, perché mi sembra molto interessante. Tutto è qua. Sì. No, lo leggiamo. Non ho avuto ancora tempo di leggere tutti i messaggi, lo leggeremo sicuramente. No, un saluto al mister Colangelo che... prendete il Pescara e ci portate in Europa. Però ti sentiamo male Mario, non so, stai parlando... Perché sono in un ristorante, Massimo, vi chiedo scusa, buona serata. Ah, ho capito. Buonasera. Grazie Mario. Allora, andiamo a leggere qualche post. Invitava Mario a leggere il post di Antonio Sicchio. Allora, Gianni Giuliani, buonasera, quando il Pescara gioca la Zeman perde... Ma credo che Proietti sia fondamentale per questa squadra. Non ho capito perché Campagnaro al posto di Coda, che secondo me ha fatto molto bene nelle precedenti partite. Zeman ha detto che si era allenato durante la settimana, ma perché gli altri no? Sì, si è allenato nel senso con regolarità e costanza. Sapete tutti che insomma Campagnaro ha i soliti problemi al polpaccio, ormai insomma se li trascina da anni. Evidentemente ha fatto una settimana regolare e ha convinto lo stesso Boemo a schierarlo nel primo minuto. Tra l'altro mi pare, no, Pierpaolo e Guido Campagnaro, mi pare che abbia fatto anche una buona partita. Comincio io. Ma sì. Secondo me ha fatto una, considerando che non giocava, che era la sua prima partita in campionato e aveva giocato solo 45 minuti in Coppa Italia, ha fatto una partita decorosa, ma Campagnaro ancora adesso, malgrado l'età, se c'è appena appena un filino di salute... Certo. È comunque più forte in assoluto. Sono d'accordo anch'io. Senza nulla togliere a Coda, che stava facendo bene, però insomma ci può stare anche questa alternanza. E poi se sostituto, tra virgolette sostituto, si chiama Ugo Campagnaro, voglio dire, vice campione del mondo nell'ultimo mondiale con l'Argentina. Infatti si vede e si sente la presenza di Campagnaro, anche se giustamente, come dicevamo prima, è rientrato nella prima partita che, ufficiale che faceva questa sera. Sì. Dopo l'infortunio, quindi quando si rimetterà, speriamo che rientra in condizione, darà certamente un apporto molto positivo. Intanto ha tenuto per gli interi 90 minuti e questa è una buona notizia. Si vede già la differenza di carattere rispetto anche agli altri compagni di squadra. Il problema semmai è che purtroppo, come capita da un po' di anni, anche se il mercato non è ancora chiuso, noi oggi ci siamo ripresentati in campo indeboliti rispetto a prima dell'apertura del mercato. Sì. Perché oggi un giocatore come Benalì in spazi stretti era uno dei pochissimi che avrebbe potuto inventarti una giocata per aprire il muro del Perugia. Zampano era chiaro che sarebbe andato via, però per il momento... Poi un pizzico di sfortuna per Falco, che si è infortunato. Sì, però anche lì, anche Falco viene da un infortunio. E ne avrà per un mese, quando ne avrà per un mese verrà da un mese di stop e un altro mese precedente più la sosta invernale, ci sarà un giocatore che non gioca da 3 mesi. Sì. E saremo già a marzo, il campionato comincia già a essere allo sprint finale. No, io mi riferivo al fatto che la dinamica di infortunio subito da Falco è stata accidentale. È anche vero che siccome non è la prima volta che capita anche questo a Pescara, probabilmente quando prendi i giocatori che vengono comunque da un infortunio sono anche un minimo più esposti ad altri problemi di carattere fisico. Adesso non conosco nel dettaglio, credo fosse un problema muscolare quello di Falco,
tante volte i giocatori che recuperano da un infortunio hanno ancora un po' di paura, magari non corrono bene, magari appoggiano male, cioè ci sono prendere un giocatore sano e pronto per l'uso sarebbe sempre meglio. Il problema è che c'è stata, no, la trattativa con il Palermo per Embalo voglio dire, in questo caso il Pescara ha poche però responsabilità, sì, nel senso che sì, però magari in attesa di almeno in questo caso dico, sì, però magari in attesa di avere un giocatore sano e pronto per l'uso puoi aspettare e andar via bene lì. Certo, queste poi sono scelte. Allora andiamo al telefono. Pronto, Rete 8 Sport. Massimo Profeta? Sì, buonasera. Sono Marco, buonasera. Marco? Sì. Salve Marco. Buonasera. Volevo dire che il Pescara non si è rimborsato, ha fatto soltanto cassa per avere soldi il presidente, ma facendo così il Pescara si ritrova in Serie C per risalire, non so dove va a prendere i soldi, che società avrà un futuro. Ho capito. Va bene, grazie, grazie Marco. Allora, torniamo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport e troviamo il messaggio di Antonio Sicchio, che è tra l'altro un caro amico anche di Pierpaolo, e lo leggiamo insieme perché ci sono evidentemente delle domande che ha rivolto agli ospiti di questa puntata di Terzo Tempo Live dopo il match tra Pescara e Perugia. Eccolo qui. Allora, Antonio Sicchio, finché ci sarà questa ridicola dirigenza sarà impossibile parlare di calcio. Celli venduto il 1 gennaio, il sostituto non è ancora arrivato. Gravillon non convocabile per ragioni sconosciute ai comuni mortali. Qui pare che ci entri l'Inter, Io non mi voglio sbilanciare, però sembra che ci entri l'Inter. Zampano lascia il ritiro un'ora prima della partita. In realtà Zampano, ecco, diamo la notizia perché l'abbiamo anticipata, ieri ha salutato i compagni di squadra, era stato convocato, poi la trattativa si è concretizzata nel pomeriggio con l'Udinese e ha lasciato il ritiro ieri, quindi il giorno prima. Venduti Ganz e Benalì non rimpiazzati, se questa Serie B fosse un tantino più competitiva saremmo da retrocessione diretta. Un'ultima cosa per i gentili ospiti, qualcuno potrebbe illuminarci riguardo alla situazione finanziaria del Delfino, non si spende un euro da anni, Verre Ganz unici acquisti rivenduti dopo pochi mesi e da quello che si è letto sui giornali sembrerebbe addirittura seriamente in perdita. Per noi semplici tifosi è incomprensibile e grazie per le gentili risposte. Vuoi rispondere tu Pierpaolo, visto che insomma è abbastanza ficcante come post quello di Antonio Sicchio? Ma la terza volta che Antonio usa l'aggettivo gentile in pochi secondi mi è da preoccuparmi. Esatto, perché no, mi sa tanto di provocazione. In realtà forse il più adatto a rispondere a questa domanda sarebbe lui, che è un esperto di finanza. Io mi faccio le stesse domande perché obiettivamente a parte il discorso, voglio dire, banale del che fine fanno i soldi e gli incassi, in questo momento che ne dica il presidente, io credo che Pescara abbia visto impoverito notevolmente il proprio parco giocatori. Ho letto addirittura di questa operazione che vedrebbe Mancuso alla Juventus, cioè, se questo fosse vero, a parte mi meraviglierei, cioè, per la Juventus, non tanto per il Pescara, perché ma mi sembrerebbe davvero da giugno però. Sì, ma mi sembrerebbe davvero l'operazione di qualcuno che è costretto veramente a raschiare il fondo del barile. Cioè, io mi auguro che non sia vero, ma non tanto per Mancuso, perché magari non sta facendo neanche un grande campionato, anche se con tutta la stima dubito che possa essere un giocatore di livello tale da interessare la Juventus, anche se è chiaro che sarebbe comunque un'operazione puramente finanziaria. Cioè, ho l'impressione che, cioè, questo Pescara mi dà l'impressione di un, come posso dire, di un centro commerciale, cioè, non mi fa pensare più a una squadra di calcio, mi fa pensare a un centro commerciale, a un supermercato, cioè un qualcosa che riguarda esclusivamente il commercio. Purtroppo da anni torniamo sempre allo stesso punto, perché è vero che ci sono stati dei risultati anche tecnici che non si possono negare, ci sono stati dei campionati vinti, dei campionati di Serie A, anche se fallimentari.
Però c'è sempre l'impressione che la parte calcistica abbia un'importanza infima nel lavoro di questa società. Io capisco le difficoltà, capisco, però mi chiedo poi come fanno altre realtà che sono, che non hanno neanche avuto la fortuna di produrre giocatori importanti e quindi di effettuare cessioni altrettanto importanti in questi anni. Cioè, davvero mi chiedo come fanno, perché questa è una società che mi sembra oramai costantemente in apnea, costantemente in emergenza. Le operazioni di quest'estate con l'Inter, questa che se si farà mai con la Juventus, cioè, davvero mi sembrano finanza creativa più che calcio. Però ecco, questo devo dire mi preoccupa un po' in prospettiva. Però siccome quella che tu hai riportato è una voce, sì, sì, una che voce. Non è stata ancora confermata, quindi... l'ho premesso che infatti, è una voce, non sono... Parlando invece delle cose però, che sono state fatte, ho lavorato tanti anni in un quotidiano e tu fai lo stesso lavoro, so benissimo che non vengono fuori a caso queste voci. No, certo, vengono fuori o perché c'è un fondo di verità o perché qualcuna delle parti in causa ha interesse a farla circolare. Però io volevo in questo momento dubito che sia la Juve ad avere interesse a far circolare una assolutamente però ecco, parlando invece delle priorità e di quello che è stato fatto sul mercato in questo momento, no, mi rivolgo anche a Guido, il telespettatore, l'amico Antonio, diceva non è stato rimpiazzato Ganz, Zampano è andato via un'ora prima della partita, poi si riferiva a qualche altro giocatore, a Benalì per esempio. Ecco, valutando questi casi, cioè Benalì per esempio è un giocatore che Zeman vede solo da esterno e Benalì invece non vuole giocare esterno ma vuole giocare mezzala, forse è stata fatta la cosa migliore nel cedere Benalì. Cioè io mi chiedo questo, Zampano che non ci sta con la testa, non è concentrato perché vuole la Serie A, forse è meglio che sia andato via. Che se poi c'è un sostituto che magari si chiama Riccardo Fiamozzi, che può essere all'altezza di Zampano, perché no, che sa anche difendere meglio, cioè perché non considerare anche questa ipotesi? Ma certo, io penso cioè, che non mi sembra molte volte stando all'interno della situazione, del problema, si capisce anche meglio come mai ci siano delle scelte che al di fuori possono sembrare pazzesche. Perché giustamente io mi accorsi già bene lì in casa, non mi ricordo quale partita perdemmo, sì. Il quale, quando la squadra andò verso la curva nord, che era insomma fischiata questa squadra, bene lì invece di corsa andò via, io lo dissi pure, mi sembra un'altra trasmissione, non mi ricordo, questo bene lì mi accorsi che lui andò via proprio togliendosi la maglia con proprio cattiveria, un gesto di stizza. E quando si è incontrato con Zeman quasi l'ha mandato a quell'altro paese, quindi voglio dire, come fai a tenere un giocatore come Benalì che evidentemente non è d'accordo su certe scelte tattiche di come deve essere casomai schierato lui stesso, e neanche un allenatore secondo me può cambiare un'idea di calcio un'idea, per un giocatore a meno che non sia decisivo. Benalì non lo è, o quest'altro obiettivamente che vuole fare la Serie A e non si sente da Pescara, si sente da un giocatore, magari si possono discutere certe scelte, perché Zeman ha sempre detto che Benalì non poteva fare la mezzala, e sicuramente lui farà allenatore, è un ottimo allenatore, avrà i suoi motivi per dire questo. Poi però Benalì va a Crotone, gioca da mezzala e fa un partitone davvero. Ma io sono d'accordo. E giocando mezzala in un 4-3-3 sì, che certamente non sarà come quello di Zeman, però vuol dire le dinamiche, le misure in campo più o meno sono quelle. Sì, sì. Però io avrei capito, non può giocare mezzala in un 3-5-2 perché la fascia di campo da coprire per una mezzala in un 3-5-2 è doppia rispetto a quella del 4-3-3. Ma il problema è questo. Fare un centrocampo poi con Benalì e Brugman mezzali e magari un centrocampista che non è neanche di interdizione come Carraro o Proietti, che qualcosa fa in fase. Però gli equilibri di squadra è pure difficile, Massimo, voglio dire. Gli equilibri di squadra si trovano nel complesso, cioè la squadra è un contenitore che deve appunto contenere un tot di qualità, un tot di quantità, un tot di fisicità, un tot di esperienza, un tot di gioventù. Cioè l'equilibrio si trova nel complesso. Allora, se tu metti più qualità in una zona del campo, metterai più quantità in un'altra. Cioè, alla fine questo è il compito dell'allenatore, far quadrare il cerchio con i giocatori che hai a disposizione.
quando tu arrivi a dover vendere alcuni dei tuoi giocatori migliori perché l'allenatore non li sfrutta, secondo me è una sconfitta per tutte e due, è una sconfitta, anzi per tutte e tre, è una sconfitta per il giocatore, è una sconfitta per la società, ma è una sconfitta anche per l'allenatore, secondo me. Sì, sì, no, sì, su questo non ci sono dubbi, infatti non dico che... Però Zeman poi, è chiaro, lui decide... Ha un'impostazione, è chiaro che non può cambiare un'impostazione per un giocatore, penso che sia anche giusto questo, no? Che se decidi... A meno che, ripeto, non sia un giocatore imprescindibile e decisivo, ma non mi pare che Ben Ali lo sia. Sì, non mi pare che Ben Ali sia un giocatore che sposti gli equilibri in un campionato di Serie B. Massimo, beh, io in penso, questa squadra qualcosa può spostare. Ma Ben Ali poteva essere determinante in questa squadra, messo nel suo ruolo, perché io, la prima cosa che ho detto io Ben Ali non avrei mai ceduto. Non in quel ruolo, ma sì, però guardate che voglio solo però, ricordare, Ben Ali giocava con Oddo sulla tre quarti, faceva nel 4-3-2-1, ha giocato qualche volta a mezzala, faceva il trequartista con Caprari alle spalle della Padula. Mi spiegate qual è la differenza se gioca esterno, che poi non chiede Zeman all'esterno anche, di fare l'esterno, però, Massimo, perché l'esterno Macin, per Zeman deve tagliare verso il centro. Qual è la differenza? Anche Macin a Brescia gioca trequartista e noi lo prendiamo per giocare mezzala. Sì, perché Brescia, però Macin qui ha giocato con il Brescia ha giocato con una punta e due trequartisti alle spalle. Lui ha fatto il trequartista esattamente come giocava il Pescara con Caprari e Ben Ali. E noi lo prendiamo e fargli fare la mezzala, perché evidentemente non è che ci sia tutta questa... Cioè, ci sono giocatori che probabilmente possono anche, come dire, possono anche interpretare due ruoli non infinitamente distanti. Cioè, in un campionato che è un campionato abbastanza modesto, voglio dire, secondo me dove Zeman poteva fare di più in questa squadra, e ti ripeto, io sono il primo a dire che non è un organico che poteva competere di per i primissimi piano, posti, era cercare il modo di sfruttare al meglio un po' le meglio le caratteristiche. E per te è la stessa cosa, Guido, anche io, tu sei d'accordo? Io sono convinto che questo Ben Ali poteva giocare. A parte c'è tanta differenza tra trequartista e esterno, perché esterno devi andare il campo e devi andare come una scheggia, e Ben Ali non c'ha quella caratura da poter andare sotto e sopra sulla fascia sinistra come faceva con Zeman. Spostarlo centralmente o dietro gli attaccanti sarebbe stata un'idea meravigliosa, secondo me. Però chiaramente anche per discolpare l'allenatore, diciamo, quando si creano poi certe situazioni è difficilissimo poter ricucire, cercare di far quadrare il cerchio, cercare di mettere a proprio agio il giocatore, perché questi poi hanno anche rotto un po' le scatole. Il giocatore molte volte dovrebbe fare in silenzio, con santa pace, il lavoro oscuro e mettersi a disposizione di tutta la squadra. Invece qua certe volte... No, io per esempio mi ricordo un caso eclatante, il Sansovini, che è stato sempre un centravanti, è stato poi utilizzato da esterno da Zeman, magari non ci credeva neanche lui all'inizio, poi però ci ha creduto e ha fatto 16 gol con Zeman. Ma gli esperimenti non riescono sempre però. Beh, ho capito, però ci devi anche credere tu, Pierpaolo, se ti metti di buzzo buono e allora se invece pensi che... Io non so se Sansovini oggi da esterno destro avrebbe lo stesso rendimento che ebbe quella l'anno. Beh, oggi no. In questa squadra. Beh, oggi, insomma, ne ha anche 37 di anni, No, quasi 38. Oggi, se si potesse fermare il tempo e riproporre il Sansovini di 5 anni fa, oggi in questa squadra ho qualche dubbio. Però molte volte dipende anche, insomma, dalla testa che hai. Voglio dire, se tu ci credi in un ruolo che magari non è il massimo, non è congeniale alle tue caratteristiche. Sicuramente il giocatore deve crederci, ha il dovere di crederci e di fare quello che gli chiede l'allenatore con il massimo impegno. È altrettanto vero, e poi dipende anche dai risultati, perché quando arrivano i risultati è tutto più facile. Assolutamente. E poi insomma, questa è una squadra che è chiaro che il paragone è improponibile con la squadra di 6 anni fa, questo Massimo, sì. Stasera è stata l'ennesima dimostrazione che questa è una squadra che dal punto di vista tecnico non ha ancora delle certezze radicate, perché alle prime difficoltà il Pescara fa fatica a reagire. Cioè, anche oggi, ok, vieni da 10 punti in 4 partite, hai giocato ottimi 25 minuti, prendi gol, va bene, c'è ancora un'ora per rimettere a posto la partita, con calma. Cioè, continua a provare le tue giocate, continua a fare il tuo calcio. Io direi qualche minuto in più rispetto a te. Diciamo che il secondo tempo è andato male.
Perché sostanzialmente è il secondo tempo, okay, dai, primo va tempo. Va bene, diciamo il secondo tempo. Diciamo che è stato promosso, però, non con il massimo dei voti, però. Però questo è un limite che la squadra deve ancora superare. Questo sì. Perché è evidente che poi quando tu vedi che le cose sul campo ti riescono, fai tutto con maggiore convinzione. Quando i risultati sono altalenanti, adesso il Pescara aveva rimesso la testa fuori con questi quattro risultati, oggi poteva essere la partita del rilancio, vai sotto in maniera stupida. E la squadra non ha avuto la forza di reagire. Però dipende anche dalla cilindrata, e sono d'accordo con Mimmo che ha telefonato proprio all'inizio di questa trasmissione. Se c'è una certa cilindrata, insomma, forse magari le cose ti possono riuscire. Quando la cilindrata è quella che è, e mi riferisco al valore intrinseco dell'organico, che non è eccelso, magari fai anche più fatica. Allora, facciamo così, telefonata e poi fascia pubblicitaria. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? 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 Sì, buonasera, chiediamo scusa per l'attesa, eh? Grazie comunque, sono Claudio. Salve Claudio. Allora, io vorrei intervenire, sono un abbonato da anni del Pescara Calcio, è la prima volta che chiamo e sì, vorrei manifestare tutta la mia disapprovazione per la scelta del nostro presidente che apprezzo. La disapprovazione nasce dalla scelta fatta un anno fa con l'allenatore Zeman. L'allenatore Zeman, da quando è tornato, è in totale confusione, non ci sta capendo niente. E prima attacca i giocatori validi, e lo stiamo vedendo in altre squadre, che a Pescara non andavano bene per il suo calcio. I giocatori non recepivano i suoi insegnamenti. Siccome è una persona che ha 70 anni, mi chiedo, ma la saggezza quest'uomo ce l'ha? Se ce l'ha, dovrebbe farsi da parte e quindi lasciare la società e il Pescara Calcio. Questo per quanto riguarda l'allenatore. Secondo aspetto, e mi ricollego sempre alla confusione dell'allenatore, ma in una partita come la nostra, nel secondo tempo che stavano tutti giù di corda, è possibile che non si sfruttano tutte e tre le sostituzioni? E poi l'allenatore Zeman che passa per un allenatore che gioca bene con i giovani e fa delle scelte senza nulla togliere a Campagnaro, ma noi non abbiamo riconoscenza da fare a questo grande giocatore, ma abbiamo un Elizalde che in campo internazionale vedo sui giornali che lo cercano tutti quanti, è possibile che non può fare 5 minuti, 10 minuti e facciamo giocare un quarantenne? Ditemi voi se questo è un uomo che può dare molto alla Pescara Calcio. Grazie, vorrei sentire il parere dei suoi ospiti. Sì, io mi esprimo subito, sono in totale disaccordo con lei, però insomma fa parte del gioco, siamo in democrazia, lei la pensa in un modo, io la penso in modo completamente diverso, poi magari faremo ascoltare, anzi ascolteremo anche i pareri di Guido e di Pierpaolo, però volevo tornare sul post, mi sembra piuttosto severo, mi sembra che sia stato il telespettatore, anche se civilissimo, però mi sembra che sia stato piuttosto severo. Allora, Antonio Sicchio, Massimo, ricambio i saluti, perdonami ma forse mi sono espresso male o il mio post è stato male interpretato, probabilmente ho interpretato male io. Allora, il clamore non è legato alla cessione di Benalì, Zampano, Pigliacelli quanto al fatto che nessuno dei tre sia stato prontamente rimpiazzato. Qualunque società professionistica prima di cedere un potenziale titolare si assicura il sostituto. A Pescara ciò non avviene, ma d'altronde questa è la squadra che in via Cremona si è presentata senza portiere di riserva, no, forse a Empoli. Credo che ogni ulteriore considerazione sia superflua. Buon proseguimento, un gentile saluto a Pierpaolo. Che cosa rispondiamo? Cioè, effettivamente non sono stati rimpiazzati, può essere pure che sia, però insomma Falco è comunque un esterno, non sarà il sostituto di Benalì perché è un mancino che avrebbe giocato a destra, però insomma Falco avrebbe fatto parte del tridente titolare, poi che si sia infortunato. Io credo che in questa... No, su questo sei d'accordo, su Falco, che poi Falco si sia... Sì, Falco è uno degli esterni, poi non sarà proprio il sostituto di Benalì. Personalmente preferirei prendere sempre i giocatori sani e già pronti a gennaio. Gennaio è il mercato in cui devono arrivare i giocatori pronti,
Noi purtroppo in questi anni abbiamo avuto una tradizione di... Vabbè, però Falco, scusa Pierpaolo, no, perché sennò poi dopo confondiamo la gente. Falco veniva da un problema muscolare, no, ma si era completamente avuto... ristabilito, si stava allenando col gruppo, era pronto anche per giocare, non è così. Cioè, quindi, poi che si sia infortunato accidentalmente... Non sto dicendo che era infortunato. Per chiarire, perché sennò... che veniva da un infortunio. Però si è ristabilito, perché veniva un infortunio, anche Campagnaro veniva un infortunio, ma oggi ha giocato. Veniva da un infortunio, comunque non giocava da un po'. E quindi poi è stato sfortunato perché si è prodotto un infortunio di carattere traumatico, probabilmente imprevedibile, ok. Però ti ripeto, probabilmente i giocatori che vengono da infortuni hanno un po' di probabilità in più di poter avere comunque degli strascichi, dei problemi. Non è il primo caso, non succede solo a Pescara, ma comunque lasciamo stare questo. In questo mercato, secondo me, ha contribuito anche Zeman a rendere difficile il tutto, perché questa necessità di sfoltire a tutti i costi la rosa ha complicato anche il lavoro della società, perché il suo diktat, tra virgolette, è stato che vuole 25 giocatori. Non è facile, non è facile. Dovresti avere una società con... idee chiare, che parte dicendo io voglio questi tre giocatori, vado a prendere questi tre giocatori, invece un giocatore lo devi muovere perché è di quel procuratore e ne devi prendere un altro dello stesso procuratore perché ci sono dei rapporti che tutti sappiamo, e un altro è di quel procuratore e quindi devi movimentare il discorso anche lì. Poi sento parlare di un altro ragazzo del Paris Saint Germain, direi che ci è bastato buyback l'anno scorso. Sì. Cioè, è tutto Diaby classe 99, però sì, sono sempre voci, sì, poi sono voci, non so se saranno confermate. Cioè, sono voci, ma il Pescara, che una volta si vantava di avere questa politica di valorizzazione dei giovani, cioè, dove sono finiti i giovani del Pescara? Cioè, ma oggi, per esempio, no? Io capisco che Zeman forse è stato il primo a suggerire questo tipo di interventi, per questo non mi spingo ad avere delle certezze radicali, perché non so effettivamente poi tra di loro cosa si sono detti. Ma tornando al discorso di Antonio, ma perché oggi, se tenevi ancora del sole, non ti poteva servire una partita così del sole? Cioè, poi a fine mercato, quando hai completato il tuo organico, lo dai alla Juventus, tanto la Juventus non è che ha tutta sta fretta di prendersi del sole, con il massimo rispetto per Nando, che è un buon prospetto di giocatore. Cioè, non è che sarà Juventus del sole, ci va tra una settimana a Vinovo, si sospende l'attività, ci va tra una settimana, tu te lo tieni. Il problema è capire se queste scelte sono state in qualche modo sollecitate anche dall'allenatore, che in questo caso, secondo me, se così fosse, avrebbe contribuito a fare confusione in una società che purtroppo di confusione... Ma io non credo, non e poi andiamo in pubblicità, già autosufficiente. Io non credo che sia così per esempio del sole la Juventus probabilmente l'ha ripreso per non bruciare il ragazzo, visto che qua non giocava o non avrebbe risolto i problemi. Io penso una cosa, che i problemi del Pescara sono altri di natura, io direi tecnica proprio, nel senso che io questa sera, a parte anche a Foggia, non è che abbiamo fatto una bella partita, insomma, siamo stati fortunati, mi sembra, no? Sì. Abbiamo vinto una partita che al limite non meritavamo. E quindi se ci sta questa striscia di non di risultati, di atteggiamento tattico, tecnico, il problema esiste, ma il problema esiste all'interno di questa squadra, di come si esprime in campo. A me questa sera questo Pescara veramente mi dà preoccupazione. Non si vede una reazione. Però da quel punto di vista ci dobbiamo mettere l'anima in pace. È l'anima in pace, ma... Perché se noi immaginiamo una squadra di Zeman, no? Tu prendi Zeman e immagini di vedere un certo tipo di calcio. Certo. Oramai è passato più di metà campionato e mi sembra abbastanza evidente che da questa squadra quel tipo di calcio lo vedremo, se non per 10 minuti, certo, dopo, sì. 20 minuti. Sì. Quindi o ci mettiamo l'anima in pace, o cambiamo allenatore, o cambiamo squadra. Siccome non si può fare nessuna delle tre cose, la cosa più a buon mercato è che ci mettiamo l'anima in pace. Però ti voglio questo dire, è poco ma sicuro, anche però, perché scusami, mi sembra, Massimo, che cambiando allenatore non è che si possa, però, no, si varie, riesca a fare molto di più, insomma, la squadra è quella che è. Tra le varie ipotesi. Sì, no, è chiaro, ci sono delle ipotesi. Non escludo mai niente nel calcio. Però vedi, anche quelle occasioni che abbiamo avuto il primo tempo, no?
con Capone soprattutto, con il diagonale, con Mancuso all'inizio e con Crescenzi. Due volte con Mancuso, sì. E Crescenzi. Lì si è cercato di creare un gol alla Zeman maniera, perché sì. Lì se no, se noi avessimo avuto dei giocatori così bravi in quell'attimo, devo vincere la partita, faccio gol e chiuso il discorso e l'avremmo vinta certamente. Cioè tu dici più concreti, invece per cercare questa storia zemaniana, questo gol, e per farci dire che finalmente abbiamo un gioco alla Zeman, questi qui hanno fatto degli errori clamorosi, se noi li rivediamo, li rivede queste azioni, questi potevano fare due gol, tre gol al primo tempo, tranquillamente, anche se no. Anche se poi ci dobbiamo mettere d'accordo prima della pubblicità, perché quando non vediamo il gioco zemaniano, allora si dice la squadra ha giocato troppo in difesa, addirittura catenacciaro il Pescara di Zeman e non va bene. Oppure che la quando squadra, invece fai tre, quattro azioni zemaniane e non riesci a segnare, oppure che la squadra, diciamo che oppure che la squadra dice non segue l'allenatore e gioca per conto suo, ma non è vero. No, assolutamente. Questi cercano lo spirito zemaniano, certo, però secondo me in un momento sbagliato e in maniera troppo esasperata, perché lì potevano fare il gol tranquillamente. Certo, devo dire adesso, siccome aspetta, posso andare un secondo. Sono anche gli avversari, sì. Stasera ho visto un Di Carmine miglioratissimo, assolutamente. È un gran giocatore che è Bandinelli, che conoscevo poco, devo dire mi ha fatto una grandissima classe 95. Nel secondo tempo, come il Pescara si è un pochino allungato, perché ero fuori dalla pressione con una qualità tecnica. E ha fatto bene anche Del Prete, un ex della partita, uno dei due ex, l'altro era Cerri. Del Prete, devo dire, malgrado l'età, perché ne ha già 32, sicuramente migliorato rispetto al Del Prete che abbiamo visto a Pescara nel 2010-2011. Fare il quinto però è il suo mestiere. È il suo mestiere, a 4 fa molta più fatica. Questo sì. Ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità. Altri 10, al massimo 15 minuti insieme, abbiamo un'altra fascia pubblicitaria da mandare in onda. Allora andiamo ad ascoltare brevemente 2 minuti di Zeman nel post partita, perché Zeman parla di movimenti in attacco che devono essere perfezionati. Insomma, gli esterni vengono troppo fuori, dovrebbero entrare dentro l'area, insomma è sempre questo il problema, lo va dicendo in realtà da tanto tempo il tecnico boemo, ma ascoltiamo in breve quello che ha detto Zeman a fine partita. Allora, il problema nostro, io ripeto, noi abbiamo fatto molto bene prima mezz'ora, purtroppo non riusciamo a trovare un attaccante smarcato dentro l'area di rigore. È vero che Perugia si è difesa bene, noi sappiamo che con Palalta non ci arriviamo, ma l'abbiamo provata sempre. Poi abbiamo preso brutto gol su primo contropiede che hanno fatto e di lì si sono chiusi di più e noi non trovavamo spazio. È vero che secondo gol è in fuorigioco, è vero che due falli di mano dentro l'area di Perugia c'erano, però se non si vedono non c'è niente da fare. Non riusciamo a trovare attaccante in movimento dentro l'area di rigore. Poi magari la palla di Mancuso c'era, la palla di Capone c'era, che sono palle da sfruttare. Abbiamo cercato, poi è normale che se andiamo individualmente a fare le percussioni è difficile, prendiamo i brutti contropiedi, però ci voleva più attività, più giocate. L'importante è che attaccanti miei devono entrare dentro l'area. Perché visto che buttavamo sti palloni dentro, Capezzuto di testa è la sua cosa, speravo di approfittare di quello, anche se a me non piace quando la buttano dentro. Capone e Mancuso per me devono andare dentro l'area, loro mi vengono a prendere la palla sull'esterno e la portano fuori verso la mia porta, che poi non ci si arriva se non abbiamo terzo che si inserisce. E Campagnaro ha avuto occasione di giocare perché si è allenato tutta la settimana con la squadra rispetto a tempi passati. Che te ne pare? Che te ne è parso, Guido, insomma, riascoltando un po' le dichiarazioni di Zeman? Beh sì, quello che è successo in effetti. Cioè, i problemi li ha visti perfettamente lui, li conosce.
Quindi... Per il discorso che gli esterni non entrano dentro l'area, non vanno dentro, escono troppo fuori, giocano troppo fuori dai 16 metri avversari. Molto, molto fuori, quindi ci risiamo, non si entra nella mentalità dell'allenatore. E questo si ripercuote sulla squadra, sui risultati, certe partite poi vengono proprio giocate malissimo. Malissimo. Pierpaolo, su queste dichiarazioni rilasciate al mister? Sull'analisi della partita è quella, c'è poco da dire. Cioè, il problema di fondo è che siamo sempre a fare gli stessi discorsi. Cioè, lui è un anno che dice che questa squadra non riesce a giocare il suo calcio. Mi verrebbe da dire, se non ci riesce, perché dobbiamo andare avanti fino alla fine a provare qualcosa che oramai... se n'è andato tutto l'anno scorso e va bene. Vabbè, però ha detto i primi 30 minuti, la squadra ha fatto bene. Sì, cioè, lui si riferiva, no, la parte restante. Cioè, non ma non basta giocare solo una parte di partita. No, ho capito, però non in assoluto. È evidente che anche lui è il primo a non essere soddisfatto di quello che vede la parte della squadra. E mi chiedo, visto che ormai è passato più di metà campionato, se non sia, è una domanda retorica perché poi Zeman non credo che lo farà mai, se non sia il caso magari di cominciare a provare qualcosa di diverso, se quello che vuole lui non si riesce ad avere. Adesso speriamo che in questi ultimi giorni di mercato succedano cose mirabolanti e di sistemare la squadra, però obiettivamente è una domanda che purtroppo mi faccio, mi sembra un esercizio forse anche sciocco di logica, ma se sono mesi che sento il tecnico dire che la squadra non riesce a fare quello che vorrebbe lui, magari mi viene il dubbio di chiedermi che forse è il caso che lui cominci a chiedere qualcosa di diverso. Però lui, aspetta, non è che ha detto in assoluto, lui ha parlato soltanto dei movimenti in attacco degli esterni, cioè non ha detto che la squadra in questo momento questa sera sì. Però se mettiamo insieme in una specie di blob tutte le dichiarazioni di Zeman dall'inizio dell'anno, da quest'estate fino adesso, è stato, io non ricordo di averlo mai sentito effettivamente soddisfatto, se non a sprazzi. 20 minuti qui, un quarto d'ora lì, un buon primo tempo di qua. E poi un'altra cosa, non so, ripeto, da parecchio tempo non frequento gli allenamenti, per cui non posso dire se cosa provi e cosa non provi. Il Pescara credo sia l'unica squadra di Serie B che non ha fatto un gol su palla inattiva quest'anno, né calcio d'angolo, né punizione laterale, né punizione diretta, e non riusciamo mai a essere pericolosi. Cioè, noi sui calci d'angolo e sulle palle inattive non solo non facciamo gol, non siamo mai pericolosi. Non abbiamo neanche una squadra fisica, però. Sì, però. Mi pare che abbiamo. Sì, però non è che fanno gol soltanto quelli di. Sul calcio d'angolo fanno gol solo quelli di 2 metri. Non hai neanche quelle caratteristiche. Ma non le hai neanche caratteristiche. Di testa sono 20 anni che in Serie A fa gol per Lissier, che tutto è tranne che un gigante, voglio dire. Magari invece di battere gli altri, li batterai tesi a mezz'altezza, metterai qualcuno che spizza la palla sul primo palo. Qualcosa bisogna che ci inventiamo, perché rinunciare a prescindere alle palle inattive vuol dire rinunciare al 50% delle possibilità di fare gol. Anzi, Pescara è una squadra che di occasioni ne crea già più della media delle squadre di Serie B, ma normalmente alle squadre di A e B, se gli togli le palle inattive, resta pochissimo. Assolutamente, ma anche per caratteristiche secondo me dell'organico. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Massimo, buonasera, sono Nicola. Salve Nicola. Buonasera Massimo, scusami ma non riesco a esimermi da fare una piccola polemica alla società. Sì. E, l'anno scorso, ma l'esempio di Code, Bova e Girardino non ha insegnato niente, ci siamo ricaduti anche quest'anno. Adesso, al di là della fatalità di Falco, però questo qui non stava bene fisicamente, come ha fatto un allenamento discreto si è infortunato subito. E non lo so, anche questa questione di Gravione, vediamo sto giocatore, sembrava che dovesse essere una manna per la difesa e ci sono delle complicazioni tecniche, amministrative, che non gioca. Perché tutte queste cose abbastanza diciamo strane, di cui non si vede la visibilità al tifoso,
per cui debba rimanere soddisfatto di quello che sta facendo questa società, ecco. Poi la partita di stasera è un'involuzione rispetto a Foggia, veramente si pensava che finalmente cominciasse con una serie positiva che ci portasse playoff, ma escusi il primo tempo, come al solito il secondo tempo una calata vistosa, poi passaggi sbagliati, Crescenzi, Bergman, Balzania, hanno confusione totale, come se fosse una squadra stanca. Ecco, non avete l'impressione che più di una volta questa squadra nel secondo tempo fisicamente ha una calata veramente vistosa? Perfetto. Per cui, ecco, deluso, pazienza. Ah, senti Massimo, ti voglio dire una cosa, sì. Ho saputo che non sta bene Bruno Pace, hai notizie? In questo momento no, non ho notizie, però insomma mi pare che la situazione sia tutta sotto controllo. Volevo mandargli attraverso la trasmissione un augurio caro al carissimo Pace. Assolutamente, assolutamente. Volevo sapere cosa ne pensavate su questo calo vistoso fisico della squadra. Grazie. Sì, allora c'è anche un calo secondo voi fisico, ma anche psicofisico, vabbè, psicofisico dipende sempre dagli eventi della partita. Secondo me non è un calo fisico, nel senso non è un problema di secondi tempi, perché il Pescara a volte ha vinto le partite nei secondi tempi, l'ha vinta nel finale col Venezia, a Parma l'ha vinta, a Parma, a Cremona, a Carpi, ha visto giocare meglio gli avversari nel primo tempo per poi venire fuori nel secondo. Secondo me questa è una squadra che non ha l'energia travolgente che hanno sempre avuto le squadre di Zeman, è una squadra che non ha quel ritmo, non ha quell'intensità. Questo sì. E quando ce l'ha per un quarto d'ora, 20 minuti, torniamo sempre lì. Sì. Non credo sia una questione di tenuta, ma proprio una questione di, come posso dire, le squadre di Zeman sono sempre state squadre elettriche, squadre che traboccavano energia. Diciamola tutta, una squadra che deve salvarsi da metà classifica, che se cresce può fare, può arrivare al settimo, ottavo posto, non di più, a mio avviso. L'ho sempre detto, continuo a ribadire. In questo campionato invece è sbagliato porsi dei limiti, perché in questo campionato può succedere veramente di più. Però te li devi porre, perché se le prestazioni sono queste, anche altalenanti. Ma se te li poni, secondo me è una contraddizione in termini, cioè una squadra di Zeman non si può porre dei limiti. Allora. Nel momento in cui si pone dei limiti ha già fallito. Però c'è anche una realtà. La realtà con cui poi stride un po' il tutto. La realtà però te la costruisci anche tu con le tue mani. Questo sì, però non c'è molto tempo, anche perché siamo a gennaio. Non c'è molto tempo, ma non è che l'ho utilizzato io questo tempo. No, questo no, assolutamente. Questo è poco ma sicuro, però la realtà è di una squadra, diciamolo a tutto, insomma una squadra normale, io vado ripetendo da mesi, ma sei d'accordo anche tu, sì, discreta, ma non eccelsa. Ma molte delle squadre che stanno davanti a Pescara non sono degli squadroni. No. Le prime due, tre, sì, sicuramente. Ce ne sono almeno, secondo me, almeno 5 superiori, con le altre te la puoi giocare, ma le altre hanno una fisicità diversa da quella che hai tu. Il Perugia, per esempio, è una squadra più fisica di te, e hai patito anche, c'è un gap purtroppo da colmare anche sotto questo profilo, lo diceva Guido poc'anzi. È l'andamento complessivo del campionato, secondo me, che va contro questa tua tesi, cioè se il Pescara, allora io ti ripeto, avrei voluto vedere questa squadra giocare almeno a periodi davvero come una squadra di Zeman. Invece questa è una squadra che non si è mai espressa compiutamente, per questo io dico che è sbagliato porsi dei limiti. Ho capito quello che vuoi dire tu. No. Oggi la realtà dice che la classifica è questa, però parto dal presupposto ai limiti della zona playoff, sì, avendo fatto il minimo sindacale, ma infatti è quello, senza fare nulla di trascendentale, si trova all'ottavo questo posto. Questo non vuol dire che sia una grande squadra il Pescara, per carità, dire che le altre sono modeste quanto la nostra. Ma infatti col lavoro dell'allenatore secondo me si può fare molto di più, ma solo col lavoro dell'allenatore, perché questa è una squadra per caratteristiche, le peculiarità congeniali al credo di Zeman, questo è poco ma sicuro. Sì, ma tutte le squadre vanno avanti col lavoro dell'allenatore, non solo quelle di Zeman. Però se tu non dirai, è che le altre non sono allenate. Oggi Perugia aveva un allenatore in panchina che non avrà fatto un calcio scintillante, ma ha interpretato la partita in maniera utilitaristica. Esatto, un calcio piuttosto scolastico, ti metti dietro e punti al contropiede. Il calcio di Zeman è tutta un'altra storia, devi avere le caratteristiche giuste, i giocatori devono avere le peculiarità giuste per esprimere quel tipo di calcio. Se tu hai un organico
che non rispecchia fedelmente il credo del tuo allenatore fa un po' più fatica. Ecco perché Zeman sta facendo fatica con questa squadra, perché lui crede solo in questo tipo di calcio. Sarà un limite, sì, per carità, però se lui crede in questo tipo di calcio e non ha le condizioni e i presupposti, diventa discorso, tutto più difficile. Però per dare forza a questo tuo discorso, dobbiamo partire da un presupposto che è un presupposto anomalo, cioè che noi abbiamo un allenatore che o fa quello o altrimenti non fa altro. Non è che stiamo scoprendo Zeman oggi o ieri. Zeman fa questo da 40 anni. D'altra parte, se lo fa da 40 anni, vuol dire che è soddisfatto di quello che gli ha dato e di quello che ha avuto. È assolutamente legittimo, ci mancherebbe. Come è legittimo che uno si faccia delle domande e possa fare altri tipi di valutazioni. Questo è poco ma sicuro. Senza pretendere che poi Zeman dia retta a noi e cambi qualcosa, poi farà quello che gli viene opportuno. Cioè, questo è poco ma sicuro. Io penso che questa sia una squadra, come ho già detto prima, fisicamente soffre la forza delle altre squadre. Quando trova squadre fisiche, ma in genere dico io, in tutte le partite che ho visto non ho visto i nostri giocatori sopraelevarsi sugli avversari. Oggi, per esempio, su tutti i tackle, tutte i palloni alti, arrivavamo sempre secondi, e questo non è un bel vedere, insomma. Quindi qualche problemino anche sotto questo aspetto penso ci sia. Perfetto, allora ci fermiamo per l'ultima volta, abbiamo sforato un po', vi ho tenuti fino all'una praticamente, ci saluteremo con una bella battuta che ha fatto Zeman, che non perde mai lo spirito, perché gli è stata rivolta la domanda da un collega e lui ha risposto in modo davvero simpatico. Però prima dobbiamo andare in pubblicità e poi chiuderemo, diciamo così, in bellezza. Pubblicità. Allora, mezzanotte e 56, quindi quasi l'una, dobbiamo chiudere. Allora, andiamo ad ascoltare Zeman, una battuta simpatica alla domanda di un collega. Sentiamo. Si trova qualche difetto lei? Si trova qualche difetto? Nel senso, se sono bruttino, c'ho pochi capelli. Rimanendo che c'è la partita? Io ripeto il concetto, noi proviamo le giocate che poi interrompiamo. Io vorrei che la squadra gioca più convinta sui spazi che si propone nei spazi liberi e che va a chiudere azione. Perché se te giochi primo tempo doppio di loro, devi costruire qualche cosa di più. Così dunque Zeman, straordinario, comunicazione, 10 e lode, si trova qualche difetto, la domanda di un collega, mi vedo bruttino. È straordinario, dai Pierpaolo, cioè abbiamo un personaggio unico. Per i cinefili mi fa ricordare una battuta di un meraviglioso film di Woody Allen, si chiama Manhattan, quando lui parla con un amico, c'è uno scambio di battute, l'amico gli fa: ma tu chi ti credi di essere, Dio? E Woody Allen risponde: beh, a qualcuno dovrò pure ispirarmi. Più o meno Zeman ha questo tipo di opinione di se stesso. No, vabbè, perché no? È originale, cioè voglio dire, dopo una partita persa, stempera. È stata bella. È stata una bellissima risposta. Devo dirlo, da non zemaniano, la risposta è meno stata male. Ti è piaciuta, Guido? È bravissimo, simpaticissimo. Simpaticissimo. Allora, noi ci lasciamo, purtroppo c'è la notizia dell'esonero di Giorgio Repetto, vabbè, era nell'aria per tutto quello che è successo. Il Teramo ha ufficializzato il divorzio da Giorgio Repetto, non è più il direttore sportivo del Teramo. Il nuovo direttore sportivo sarà presentato nei prossimi giorni, Sandro Federico, che ha sempre lavorato in realtà in tandem con Ottavio Palladini, neo allenatore dei biancorossi, da qualche giorno ha sostituito Antonino Asta. Anzi, domani Palladini esordirà sulla panchina del Teramo, c'è la trasferta di Ravenna, una trasferta importante, uno scontro diretto, ore 18:30. Repetto ha diramato una nota che leggo testualmente. Apprendo solo ora, scrive Giorgio Repetto, dopo giorni di annunci vari, che il Teramo ha unilateralmente chiuso il rapporto di lavoro che mi legava alla società. Devo ringraziare i tifosi teramani per la cordialità con cui mi hanno accolto e la squadra, staff tecnico compreso, per l'impegno con cui hanno affrontato questi mesi di lavoro pur tra non poche difficoltà. Non devo ringraziare la
la lobby di persone più o meno visibili che consigliano il presidente. E poi la chiosa ad effetto: la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio. Adesso ti interrogo subito, citazione da quale canzone? Questa non lo so. Bocca di Rosa ed Andrea. Hai ragione. De Andrea, è vero, no. Me l'aveva detto, Giorgio. vabbè, ammetto la mia ignoranza in materia. Domani sera ti rintero. Però è bella, Molto bella, Giorgio. È sua, è proprio sua. Cioè, proprio raffinata. Con questa chiusura non puoi avere una dubbi. Chiosa raffinata. Con questa chiusura non puoi avere dubbi, ma forse non l'ha scritta lui, l'ha scritta proprio lui. L'ha scritta proprio lui. Va bene, allora ci lasciamo qui. L'una in punto, io ringrazio Guido Colangelo e Pierpaolo Marchetti, ricordiamo il Pescara sarà di scena al Benito Stirpe di Frosinone sabato prossimo 3 febbraio, inizio ore 15, Frosinone giocherà contro il Cittadella domenica alle 17.30 nel primo dei due posticipi, l'altro lunedì alle 20.30 di fronte Ternana e Salernitana, Frosinone che viene da una serie infinita di risultati utili consecutivi, ben 14, 6 vittorie e 8 pareggi, non perde dall'8 ottobre 2-1 sul campo del Novara, ma domenica avrà una partita difficile sulla carta perché affronterà fuori casa una delle squadre più in forma dell'ultimo periodo, anche se il Cittadella è più formato esterno, laddove ha vinto 6 volte in questo campionato, la squadra che ha vinto di più, la formazione di Venturato, in questo campionato di Serie B, sempre molto avvincente e interessante, non proprio eccelso sul piano tecnico, però è un campionato imprevedibile e del resto è la storia di questo torneo. Grazie ancora a Guido Colangelo, per Paolo Marchetti, grazie a Danilo Cinquino in regia, a voi per l'attenzione, buonanotte.